Eccoci pronti per il nostro consueto appuntamento di Market Star, però per questa puntata, per questo mese, in una veste inedita, un'edizione speciale all'interno della Fondazione Catella di Milano. Io presento subito Sara Silano perché è l'ospite che solitamente ci racconta un po' quello che sta succedendo sui mercati per dare uno sguardo al sentiment degli investitori. Siamo in occasione della nuova edizione della MIC, quindi un nuovo appuntamento che vede già l'affluenza al altissima, oltre 300 esperti oggi. Sara, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, un'edizione particolare di Market Star, il primo esperimento di questo tipo, ma sono molto felice perché appunto oggi è il giorno della nostra Investment Conference, una conferenza che raduna sempre, e noi ci aspettiamo anche quest'anno, 300 circa professionisti degli investimenti per parlare di mercati, per parlare di strategie di investimento, per parlare di sostenibilità, un tema sempre caldo, ma anche di indici e di prospettive sui nuovi mercati. L'apertura dei lavori è proprio dedicata a quello di cui si discuterà in questa giornata. Quali sono i panel, le tavole rotonde su cui ti senti di porre l'attenzione, Sara? Abbiamo un iniziale discorso del professor Cirillo che ci parlerà in modo molto curioso di un normalissimo mondo di estremi. Cosa sta accadendo sui mercati? Sui mercati sta accadendo che ciò che in passato ci sembrava normale, ora normale non è più, ciò che ci sembrava estremo, estremo non è più, quindi ci sono dei cambiamenti. Come leggere questi cambiamenti e soprattutto come trasformarli in strategie di investimento? Ma poi parleremo anche di indici Morningstar, famiglie di indici Morningstar, per leggere gli eventi, i grandi trend che stanno attraversando non solo l'economia e la finanza, ma il mondo nel suo complesso. Pensiamo ad esempio ai trend legati alla sostenibilità, quindi all'evoluzione dell'economia verso un sistema più sostenibile, meno inquinante e meno inquinato. E questo sarà un altro tema. Qui abbiamo invitato anche i nostri esperti, i nostri analisti, a presentare il nuovo Morningstar Sustainability Rating, che avrà come centro, come focus, il rischio, perché oramai quello che guardano gli investitori quando si avvicinano agli investimenti è anche il rischio che deriva dai fattori ambientali, sociali, di governance, quello che viene riassunto generalmente nell'acronimo ESG. Quindi questo sarà un altro tema forte. E poi parleremo di industria del risparmio, un'industria del risparmio che sta evolvendo sotto la forte pressione della riduzione delle commissioni. Questo significa che quindi bisognerà trovare nuove fonti di ricavo, bisognerà differenziarsi, bisognerà cercare di rimanere competitivi, e questo vale soprattutto per i gestori attivi, perché l'avanzata delle strategie passive indicizzate degli ETF ormai è una realtà. Tutto quello che hai detto fino a questo momento avvalora un po' ciò che io ho detto in apertura, che questa puntata ha una veste inedita, un'edizione speciale, perché in poche parole abbiamo un po' riassunto quelli che sono i temi importanti di Market Star che ogni mese affrontiamo in studio. Il fatto che in qualche modo si diano sempre indicazioni più precise agli investitori, che ovviamente per quanto sta succedendo nel contesto dei mercati non solo nostri, insomma italiani, ma internazionali, spesso può causare un po' di smarrimento, no? Quindi il fatto che l'imprevedibilità, quello che hai detto tu prima, debba essere quasi forse una risorsa in più alla quale aggrapparsi, no? Per pensare agli investimenti. È una risorsa in più e bisogna essere in qualche modo attrezzati per una situazione che è diversa, no, da quella del passato. Pensiamo a tutto quello che succede nel mercato obbligazionario, dove abbiamo tassi negativi in molti casi sui titoli governativi migliori, quindi tutto va un po' ripensato. Va ripensato anche ad esempio come finanziare l'economia reale. Tradizionalmente abbiamo avuto il sistema bancario che l'ha fatto, oggi questo sistema bancario deve fare i conti con il mettere in ordine i propri bilanci, per cui anche qui quali nuovi canali, quindi tutto il grande capitolo del private debt e del private equity. Ecco, cercheremo di affrontare anche queste tematiche per la prima volta alla MIC, ma in maniera da dare degli strumenti agli investitori e chi fa da consulente all'investitore finale per affrontare questa complessità che è ormai una realtà. Buona MIC, Sara Silano. Naturalmente noi continueremo con questo speciale dedicato alla conferenza di quest'anno, la nuova edizione, e tante sorprese che sveleremo nel corso di questo spazio e tempo a nostra disposizione. In bocca al lupo, Sara Silano. Grazie, grazie a voi per essere qui. Davide Pelusi, ben trovato. Grazie, buongiorno. L'apertura dei lavori è andata, quindi i lavori sono stati avviati per questa nuova edizione della MIC. Su cosa ci siamo concentrati?
Innanzitutto sul fatto che festeggiamo 35 anni, per cui nel 1984 Joe Mansueto a Chicago fonda Morningstar e a 35 anni di distanza siamo ancora qui, pronti per i prossimi 35 anni. Il segreto secondo noi di questo successo e di questa longevità è dovuto principalmente a tre fattori, e sono i tre fattori che ho messo in evidenza, che sono l'indipendenza, la trasparenza e gli investimenti di lungo termine. Quindi indipendenza, nel senso che le nostre scelte di investimento, le nostre analisi sono rigorosamente indipendenti, non giungiamo a conclusioni riverniciate o manovrate. O a conclusioni preconcette, quindi i nostri analisti, i nostri ricercatori godono della più assoluta autonomia e indipendenza, e questo per noi è davvero importante. Insieme a questo, l'altro punto di forza è la trasparenza, l'importanza quindi di essere chiari in tutte le azioni che compiamo, soprattutto per quanto riguarda le commissioni. Noi abbiamo anche un dipartimento che si occupa di investimenti e ad esempio non applichiamo mai le commissioni di retrocessione, perché il nostro obiettivo è fare l'interesse sempre dell'investitore finale, e tutto ciò che è superfluo, che non è necessario alla performance, lo eliminiamo, lo tagliamo. Quindi l'importanza della trasparenza, e l'ultimo punto, l'importanza della visione di lungo termine, non di breve termine ma di lungo termine, e questo chiaramente è un altro principio che guida le nostre scelte. È accaduto in India, ad esempio, nel 2017, in occasione della nostra Morris Investment Conference, che siamo usciti in contemporanea con uno studio globale. E l'India non si classificava bene, era nelle ultime posizioni per quanto riguarda l'expense ratio. Siamo stati boicottati dall'industria dell'asset management indiano, ci hanno chiesto di rivedere lo studio, non l'abbiamo fatto, siamo stati premiati dai consulenti indipendenti indiani che sono accorsi in massa alla nostra conferenza con grande successo, e soprattutto le authority e i regulator indiani hanno obbligato gli asset manager a ridurre le commissioni ad interesse dell'investitore finale. E questo è la sintesi appunto dell'indipendenza, della trasparenza e della visione di lungo termine. Ecco, ancor di più ovviamente in un contesto macroeconomico e di mercato che è molto imprevedibile, no? Questo immagino emergerà anche nel corso della giornata. Peraltro un'altra questione che ci tengo raccontare, insomma, ai nostri telespettatori è che oggi verrà presentato un progetto particolare, quindi si unisce già alle competenze di cui lei parlava poco fa. Sì, è un progetto che ha già preso piede in altre nazioni nelle quali Morningstar è presente, e l'Open Index Program. In pratica mettiamo a disposizione di tutti gli asset manager che lo desiderano più di 100 indici per fare benchmarking, indici azionari dei più famosi e conosciuti, e li mettiamo a disposizione gratuitamente, proprio perché abbiamo visto la tendenza degli ultimi anni a un'esplosione dei costi legati agli indici. E quindi sempre per la nostra filosofia di aiuto e di partecipazione e di essere dal lato dell'investitore finale, dell'investitore anche istituzionale, abbiamo deciso di aiutare l'industria a ridurre considerevolmente i costi legati agli indici. Ci sembra assurdo che molti asset manager debbano pagare più per gli indici e per le gestioni passive che per gestori che lavorano per gestire attivamente gli asset. E da qui nasce l'idea di Joe Mansueto di lanciare questo progetto, che nel mondo ha già riscosso notevole interesse, e adesso partiamo anche in Italia. Grazie Davide Pelusi, buona MIC. Grazie a te e arrivederci.
Abbiamo già avuto modo di dire che il programma della Morningstar Investment Conference è veramente molto ricco. Io stavo guardando il programma e mi ha attirato subito il titolo di uno dei dibattiti presenti oggi, Un normalissimo mondo di estremi, dove si affronta il tema dei cigni neri, cigni grigi, cigni bianchi, eccetera, eccetera, eccetera. Pasquale Cirillo, professore, che ho il piacere di avere qua con me, che è stato il protagonista di questo panel, Normalissimo mondo di estremi, che sembra un ossimoro. Intanto grazie per essere con noi. Grazie mille. È un ossimoro quindi questo? Non è un ossimoro nel senso che gli estremi sono cose che possiamo vedere tutti i giorni, che vediamo nei dati e quindi sono normali nel senso che sono la norma. Purtroppo quello che noi consideriamo normale nella modellistica che utilizziamo, ad esempio la distribuzione normale o altre distribuzioni simili, non sono la norma. Quindi è come se guardassimo i mercati con gli occhiali sbagliati, che ci fanno vedere determinate cose che consideriamo essere la normalità, che la normalità non sono. Per esempio il concetto di cigno nero è un termine che tutti gli operatori dei mercati utilizzano e spesso viene associato a temi come, tanto per stare sull'attualità, Brexit, ciò che arriva da oltreoceano con Donald Trump, dall'America. Ma sono questi i cigni neri? No, purtroppo no. Quindi quello che si legge nei giornali e anche utilizzato dagli operatori colloquialmente non sono cigni neri. Un cigno nero è un evento che è imprevedibile, che non possiamo neanche pensare e che solo ex post, quando si è verificato, diventa qualcosa che col senno di poi ci sembra possibile e quantificabile. Quindi eventi come la Brexit, eventi come l'elezione di Trump non possono essere cigni neri per il semplice fatto che ho degli elettori con una scheda di carta con scritto volete restare nell'Unione Europea? Sì, no. Quindi la scelta è lì. L'abbiamo già pensata e per quanto possiamo ritenere una delle due possibilità improbabile, non è inaspettata. Gli eventi che poi ne possono scaturire possono avere grande impatto, ma io non li definirei mai cigni neri. Il cigno nero è un evento che io non posso prevedere. Due ultime cose, ma l'estremo deve fare paura quindi oggi? Beh, dipende, perché può anche essere un rendimento estremo, quindi non ne avrei paura. No, e se dovessimo dire qual è un cigno nero oggi nel 2019? Beh, non si può dire, perché non lo sappiamo. Grazie mille. Grazie a lei. Buongiorno Dan Lefkowitz, com'è andato il suo intervento? Buongiorno, grazie. Beh, è sempre un piacere interagire con consulenti finanziari. Avrei due domande da porle. La prima è questa: quali sono i driver principali in questo momento per l'industria degli investimenti? Stiamo osservando alcuni driver principali che stanno rimodellando l'industria degli investimenti. Uno di questi è il passaggio da management attivo dei fondi alla gestione passiva per gli ETF, ma anche gli indici stessi. All'interno di questo spazio di management passivo abbiamo visto indicizzazione alternativa e la crescita della smart beta, quest'ultimo è un grande trend. Indici che sono attivi nei loro obiettivi, ma passivi nell'implementazione degli obiettivi. Ci sono anche tanti investitori che optano per soluzioni di investimento alternative come portafogli multi-asset che puntano verso gli obiettivi precisi come la pensione, ritorno assoluto, assemblando un portafoglio di blocchi stretti. Poi stiamo osservando anche l'ascesa dei mercati privati a spesa dei pubblici, quindi le private equities e venture capital stanno incrementando, invece il numero delle aziende pubbliche quotate sta diminuendo. Tanti investitori sono più interessati ai mercati privati invece che al mercato pubblico, come anche alla sostenibilità. Where the number of listed public companies is decreasing, and we've seen a lot of investors become more interested in private markets, and then finally would be sustainability. Ecco, guardando ai trend nel momento come la smart beta, multi-asset, eccetera, multi-asset investment, quanto importante è il significato della sostenibilità tra questi ultimi? Sustainability in the mix. Credo che la sostenibilità sia estremamente importante. L'Europa è molto avanti rispetto agli altri mercati quando si tratta di investimenti sostenibili. Sempre di più gli investitori riconoscono il fatto che gli investimenti non possono essere separati dal cambiamento climatico o gender diversity o l'FX. Quindi questo tipo di trend è in forte ascesa e penso che sia una cosa molto positiva. È un momento molto particolare per i mercati. Che cosa direbbe alle persone interessate ad investire proprio nei mercati?
to say to people that is interesting in investment? Yes, absolutely. Abbiamo avuto un forte rally negli ultimi 10 anni, quindi è molto importante diversificare il proprio portafoglio e focalizzarsi ai profitti nel lungo termine. Grazie. Hortense Bioi, piacere di incontrarla. Piacere, Emanuela. Morningstar ha cambiato la sua metodologia di calcolo della valutazione della sostenibilità. Quali sono le caratteristiche principali di quest'ultimo? Direi che la prima e molto importante caratteristica è che questa metodologia è più semplice, più trasparente. Si focalizza sui rischi ESG incorporati in un portfolio di investimenti, quindi il focus è sul rischio. Ci sono aziende che incontrano più rischi rispetto agli altri perché operano nei settori che contengono più rischi dal punto di vista ESG. Se prendiamo come esempio il settore dell'industria petrolifera e del gas, le aziende di quel settore affrontano sfide ambientali e anche ESG. Ovviamente ci sono aziende che fanno meglio rispetto agli altri sotto questo punto di vista. Quindi il nostro rating a livello portfolio valuta come le aziende gestiscono i rischi ESG. So our rating really at the portfolio level is really assessing that, you know, how companies are managing the ESG risks. E come impatta sulla scelta degli investitori e dei consulenti finanziari questa metodologia di valutazione dei rischi? And also financial advisors, for example. Possono usare la nostra metodologia in tanti modi. Storicamente le persone usano i ratings come uno strumento per selezionare i fondi. Invece adesso possono usare il nostro rating per misurare il rischio, se non volessero essere esposti ad alto rischio nel futuro. In caso volessero investire in portfogli con rischio ESG più basso. Quindi può essere usato come rating del rischio e come risposta all'alto rischio. Come possiamo notare, può essere usato per tanti scopi. ESG risk, right? Some investors can use it also to engage with the asset managers and understand, okay, my portfolio, you tell me has low risk, or sorry, high risk, right? What are you doing about it, right? So it has many uses. Un'ultima domanda, le piace questa edizione della Morningstar Conference? Sì, assolutamente, in realtà è la mia prima partecipazione alla conferenza di Milano e sono molto sorpresa dall'affluenza. Grazie mille. Grazie. Gregory Warren, è un piacere parlare con lei. Piacere di essere con voi. Che tipo di qualità devono cercare gli investitori e i consulenti finanziari per scegliere la migliore società di gestione per partnership commerciali a lungo termine? Li stiamo osservando da un po' di tempo con il gruppo di ricerca del fondo e il gruppo di ricerca azionaria. La prima è una differenziazione di livello con la loro offerta di prodotti. La seconda sono i fondi competitivi sotto il profilo dei costi, e ciò significa ottenere buoni rendimenti a tassi ragionevoli e un buon processo di investimento che porta a performance di investimento ripetibili e una cultura di gestione ed adattabilità al cambiamento delle condizioni di mercato. La seconda domanda invece è questa: in un momento di aumento dei fondi indicizzati, quali sono le prospettive per i fondi gestiti? Stiamo osservando tanti danni a causa della crescita del passive management negli Stati Uniti. La gestione attiva è in forte decremento negli ultimi 12-13 anni. I prodotti passivi, che si stanno vendendo per 3 o 4 punti base, stanno offrendo agli investitori una migliore esposizione ai mercati azionari. Finché il management attivo non potrà giustificare il valore aggiunto che viene pagato, avranno problemi a generare flussi. Il passive management non è ancora un grande problema qui in Europa e presto non lo sarà più neanche negli Stati Uniti. Onestamente, finché l'active management non potrà giustificare il loro valore aggiunto dal punto di vista costi per gli investitori, i flussi saranno sempre di più in decremento. Quindi è solo una questione di tempo per la gestione passiva ad espandersi anche nelle zone in cui non è tuttora così popolare. And as long as active managers struggle to outperform benchmarks and investors are aware of what they're paying for, passive is always going to have an advantage. So it's just a matter of time before some markets where passive hasn't really taken off yet, where eventually it will. Grazie per essere stato con noi e saluti Chicago. Grazie. Gordon Kerr, è un piacere incontrarla.
Piacere mio. La prima domanda è questa: che ruolo potrebbero avere i mercati dei capitali per le banche italiane nei prossimi mesi? Beh, credo che sia importante capire che i mercati dei capitali hanno un ruolo fondamentale per l'intero settore, non solo per le singole banche e il bank funding tramite Tier 1 e Tier 2, ma anche tramite altri metodi come possono essere la cartolarizzazione obbligazionaria e altri tipi di prestiti alternativi che possono essere fondamentali in termini di economia reale. E quale sarà il ruolo delle fonti di finanziamento alternative come la cartolarizzazione e il debito privato per il finanziamento delle piccole e medie imprese italiane? Penso che avranno un ruolo primario entrambe. Quello che abbiamo visto partendo dal più ampio, da un orizzonte più ampio, è che il settore degli NPL, la cartolarizzazione mediante lo schema dei GACS, è vitale per il miglioramento dei bilanci delle banche. E scaricare questi NPL a servizi specializzati che possono usare i dati in modo diverso e prenderli dal controllo delle banche, e poi per approvare il finanziamento per le PMI. Oltre a ciò, nei mercati della cartolarizzazione, in particolare in Italia, abbiamo sia le cartolarizzazioni PMI sia le cartolarizzazioni in leasing. Ci sono state alcune prospettive anche per altri tipi di questa tipologia di strumenti che hanno come obiettivo quello di aiutare le piccole e medie imprese. Specifically within Italy, they have made use of things like SME securitizations, leasing securitizations. There has been sort of the prospect of some other alternative types of securitizations as well that are targeted at helping to provide funding again to those SMEs and small businesses. Senta, qual è l'importanza di un evento come la conferenza di Morningstar in un particolare momento per i mercati? Period for the market and for the people that are here today. I think it's important. Penso che sia importante parlare e discutere su come si sta evolvendo il mercato in Italia, da ESG al mercato azionario, da indicizzazione a mercato obbligazionario, dove peraltro noi siamo specializzati. Grazie mille. Thank you very much. Grazie a voi. Thank you. Abbiamo dunque ascoltato e parlato con alcuni principali protagonisti dell'Investment Conference di Morningstar per il nostro appuntamento Market Star, che vi ricordo è presente sempre sulle fonti TV ogni mese per fare il punto su quello che gli investitori chiedono ai mercati. I punti cardine di questa nuova edizione, davvero seguitissima, sono state ovviamente le nuove opportunità di investimento alla luce di quello che sta accadendo a livello globale, quindi anche alla luce di una parola chiave che è emersa nel corso di questa edizione, l'imprevedibilità. Con questo è tutto, naturalmente il prossimo appuntamento è il prossimo mese con Market Star insieme agli analisti di Morningstar.